c'è da pagare la tariffa. Di chi? È dell'acqua. Non esiste. Sì, sì, io sono la società che gestisce il suonatore. Me l'ha assegnato il governo e il sindaco, io posso chiederle i soldi. Ma non esiste proprio. No, no, guardi, non io può bere. Bevo e non gli do proprio niente. L'acqua per me proprio non si paga. Ma io pure sono d'accordo con lei, ma il governo Berlusconi dice che questa non va pagata. Ma sa, lui e tutto il governo. Quindi, e l'aria quando? E l'aria ci stiamo lavorando. Vabbè, paghiamo pure l'acqua. Bisogna pagare. No, questo, no, scusa, quello è mio. Grazie, ha fatto offerta per bere. No, e sei tu che devi pagare per bere. Scusa, che stai facendo, bambina? Dov'è tuo papà? Non puoi bere, devi pagare prima. L'acqua è privatizzata. Dov'è il genitore di questa fanciulla? I soldi. Per cosa? Per l'acqua. Ma no, io sono l'ausiliare, non abbiamo ancora montato la gettoniera, poi ci sarà. Perché la gettoniera. Sei tu al posto della gettoniera? Sì. Ma no, ma scusa. Tariffa minima, 20 centesimi. Tariffa minima, ma non esiste. L'acqua è bene comune. No, l'acqua è privatizzata. No, e da quando? Da adesso. Il governo Berlusconi e il sindaco Alemanno a Roma hanno deciso di privatizzare l'acqua. Ma no, ma è una cosa allucinante, ma come si fa a privatizzare l'acqua? 20 centesimi puoi bere. Dai, su che so 20 centesimi? Ma no, ma non te li do, io voglio bere comunque. No, no, no. Guarda che posso chiamare la polizia. Ma chiama chi te pare. Vediamo un po', tesoro. Dai. No, scusi, che sta facendo? Fa bere la bambina. Perché? Non si può? Non si può, l'acqua è privatizzata, lei deve pagare prima di neanche bere. Per una bambina un concetto d'acqua. La legge uguale per tutti, non ci sono discussioni su questa cosa qui. Tesoro, tu vedi che qui rischiamo di fare una lotta oggi. No, no, quale lotta? Qui io sono pubblico ufficiale, lei deve pagare, io faccio rispettare la legge. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Non ce la fa. Se lei vuole bere, a suo rischio e pericolo di sanzione, eh? Chi me la fa? La faccio io, ovviamente. No, sono io scappo. Se scappa tanto, tanto bene. Per bere deve pagare la tariffa minima perché l'acqua è stata privatizzata, sa? Ma questa è una vergogna, è una ho capito, però io la devo far pagare per bere. Così mi hanno detto. Vabbè. Grazie. Prego, può bere. Quanta ne vuole, Se l'acqua non è privatizzata ci devo pagare? No, c'è la legge che dice che l'acqua è privatizzata. Ma è così, è il governo Berlusconi e il sindaco Alemanno a Roma che hanno deciso di privatizzare l'acqua. Se non si sbriga gliela chiudo che no, sennò la sprechiamo troppo. E allora dia un po' di soldi. Vabbè, quest'ovolo sperando che il comune di Roma vada meglio e può, non faccia può di bere un schifo. Po', non beve più. Non bevo più, basta. Passata la voglia. Vedi, così si risparmia l'acqua. Non ce l'ho la legge, amico. E poi bevo così. E che facciamo? Lei viola la legge? Certo. Ah sì, ci provi, dai, ci provi. Vediamo se lei è cittadino italiano ha il coraggio. Ha il coraggio. Lei deve pagare se vuole. Non pago niente. Ah, viola la legge, quindi? Sì. Ah, bel esempio, cittadinanza. Sì. Sono qui perché non c'è la gettoniera, no, è già stata guardi, una giornataccia. Io niente, neanche un centesimo. Lei sta violando la legge, lo sa? No, no, assolutamente no. Un'altra che viola la legge qui. Perché viola la legge? Vabbè, certo, io voglio vedere se c'è il coraggio. Certo. C'è il coraggio. Vabbè, bevo pure io, vai. Sì, beh, certo, è tutta una comitiva, no? Certo. Uno viola la legge, lo violano tutti in mazza, certo, stiamo qui, io sto qui per ma bellezza. Scusi, c'è la fontanella e tutto quanto, quindi è... Io sono la gettoniera. Io sono l'ausiliario del traffico, dell'acqua, del traffico. E allora? L'acqua è stata privatizzata, io sono qua a raccogliere i gettoni, perché la prossima settimana monteremo la gettoniera. Ah, ausiliario dell'acqua? Esatto. Questa è la novità. Una nuova occupazione, vedete che questo governo crea anche occupazione con la privatizzazione dell'acqua, lei dovrebbe essere contento. Questo potrei essere felice di questo, ma per pagare l'acqua bisogna accorgere. No, non può avere sia i dati positivi che negativi. Che cosa fai? Ma lascia stare! Ma lascia stare? Un bravo cittadino è l'unico che ha pagato l'acqua! Non esiste proprio, tu devi mettere questa l'acqua di tutti e non si paga! Ma fatto per il ragazzo, lui avrà bisogno, sta lavorando! Io sono... assolutamente... Il orchestrino dopo ti faccio vedere! Dopo adesso ci mettiamo da una parte! Adesso, ma io sono legittimato dal governo a fare questo! Ma quale governo? Assolutamente! Vabbè! Che sta facendo? Ma non è una casa? No, sto facendo la gettoniera, adesso tra un po' i nasoni verranno... L'acqua è di tutti, venite a bere! L'acqua è di tutti! Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più! Acqua azzurra! Acqua chiara!